Ok. Neanch'io Orlando, assolutamente neanch'io. Melkor. Allora, Lince forte, Patto Exile forte, Stoneforge Mystic no, Magma Opus carino. Go for the Throat, buona removal. Oh. Non c'è veramente niente in questa partenza, cazzarola. 6-6 Life Link. O Sfinge o 6x6. O Lince, scusate, o 6x6 Life Link. Sfinge apre aggro. Il resto apre a troppe cose situazionali. Vurcoil è una via di mezzo. Io prendo Lince. Allora, Chandra, Stomping Ground, la Elia che è fortissima. Murderous Rider o Vinelisher. Anche Settle the Wreckage è già forte, però. Carnosauro, sì. Probabilmente o è Carnosauro o anche Cultivate per rampare, eh. Però la Elia in aggro è buona, eh. La Elia. Se riusciamo a fare aggro, è facile che rubiamo delle partite, più che altro. Colagan's Command, Wurm, Removal, Bolt che fa 4 danni, che non è malvagio. Che carte vuote in questo cubo, ragazzi. Bolt, sì. Piroclasma, Tatrazguk, aristocratico, che non è male in realtà. E aristocratico, ci apriamo il nero. Non so se lo giocheremo poi aristocratico, ma qui era la carta da prendere. Clou. Non c'ho dubbio, qui se andiamo aggro, Clou è fortissima. Clou è un danno spesso gratis. Sì, probabilmente sì, Classical. Probabilmente sì. Probabilmente sì. Terra doppia, Innkeeper Talent, Raptor, Becoming Man's carino, tutore carino. O Innkeeper o terra doppia. Innkeeper ci apriamo al verde. Terra doppia, confermiamo che vogliamo giocare Rakdos. Confermiamo che vogliamo giocare Rakdos. Dragon's Rage Channeler, Virtue of Persistence, Razor Demon. Darcy, forse. O Darcy o Virtù. Virtù. Darcy non mi piace in aggro.
Vabbè, Godric. Godric, senza dubbio. Godric forte, vero. Ammettiamo che la giochiamo e stiamo così. Per ora il nero è più uno splash. Un setup più che uno splash. Questo è un problema, perché non c'è un cazzo. Opus è la più versatile. Vuol dire che ci stanno piccando davanti rosso? Sì. No? Sì, il verde è stra open. Il bianco non se l'è cagato nessuno. Quindi ci stanno piccando davanti tanto blu, tutto il verde e tutto il rosso, a quanto pare. Scusate, tutto il nero, tutto il rosso. Lei. Più il rosso che il nero. Una removal, boh. Non so se poi la giocheremo. Strana quella removal lì. Era giochicchiata. Tra l'altro ce la devo avere full art foil da qualche parte. Le ricompense del cubo sono imbarazzanti, sì. Sì. Però prima si usavano per farmare, come dicevo oggi. Ora il mazzo non è male, ma ho visto molto di meglio. Ci manca Rankle, ci mancano robe che devono far impattare la creatura quando entra. Aristocratico non era Rankle, purtroppo. Piroclasma brutto. Prendo questa e la metto inside, nel caso ci aprissimo al verde, che comunque è lenta, eh. Ciao Kasume. Cruelty of Geeks. Oh Garruk. Geeks non la facciamo mai. Garruk, stiamo aperti al verde. Becoming Mancer, restiamo aperti al verde. Oh, è arrivato Demonone, boh. Adversary, Bone Crusher. Blood Crypt, Grave Expectation, Fel, Pyromancer, Elspeth. Minchia. 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 Anche Liliana è forte. Probabilmente devo prendere Adversary e sperare che torni Blood Crypt. Sì. Overlord, Oddity, cos'è questo? No, Overlord, senza dubbio qui. Che comunque sono 4 mana, 4 danni. E con Virtù, ma potrebbe trovare spazio? Non lo so. Era fortissimo il bianco, sì. Era fortissimo. Dracosauro. Shobasai o Dracosauro. Cazzo, Dracosauro, ragazzi, è troppo impattante per non prenderlo, no? Cazzo, sì. Non so se lo giocheremo, ma è proprio forte lui. Non
Mamma, se non fosse Phantom, te lo pagherei veramente il triplo, Arena. Cioè, guarda quante. A parte il fatto che poi diventerebbero tutte gemme, quindi potrebbe essere un modo per convertire i gold in gemme bellissimo. Per chi è più navigato. Ma poi è proprio bello. Peccato. Sarebbe proprio bello pagarlo anche il triplo o il quadruplo se ti rimanessero le carte in collezione. Sì, è proprio vero, Karim. È proprio vero. È proprio vero. Eh già, esatto. Esatto, esattamente. Den of the Bugbear o Monastery's Whispear? E credo sia meglio Monastery's Whispear. Così abbiamo 3 drop a 1, Topolone o Underdog, ma Topolone. Rapido, siamo aggressivi a schifo. Anche Cerro. Anche, è vero. È vero. È vero. È vero, è vero. Potrebbe essere così. Potrebbe davvero essere così. Editto, credo. No, servirebbe una bella Embercleave adesso. Una bella Embercleavina. Non c'è Embercleave, c'è Ocelot. Ocelot non nerfato? Cazzo! Perché non giochiamo bianco? Porca troia. Porca troia, Ocelot non nerfato, fortissimo. Voi io prendo quello per toglierlo agli altri, ragazzi, perché ho paurissima. Ocelot non nerfato sta lì. No, Bronco fa cagare. Prendo questo. Siamo in un timeless historic, broken. Bronco fa cagare, bruttissimo in queste cose. La nostra busta questa. Penso che prenderò o Gonti o Fel. Fel. Toxis. Toxis. Bisogno di creature, buono. Tanto non è brutta quella creatura lì. Esatto. Il bianco non lo fa nessuno. Cioè, è impossibile che Ocelot arrivi qua, eh. Mutavolt. Cioè, Ocelot che arriva qua, non si può vedere. Non si può vedere. Terra doppia. Ma Boros non sta facendo nessuno, tra l'altro, che non è male. Gitrog, via. Va bene. Roberto dei Ricchi, sei tu? Sì, assolutamente Roberto dei Ricchi, fortissimo. 100% Roberto. Dai, Embercleave, manca solo Embercleave. Manca solo Embercleave. Terra doppia animabile? Wow. Ci sarebbe anche Liliana e anche Abbott.
Cazzo, Terra Doppia o Liliana? Fenice no, Fenice fa cagare, ragazzi. Liliana, vero? Porca trottola, devo prendere davvero Liliana. Flaghe! Flaghe! O Lutmonger. Cazzo, anche Lutmonger. Però ci sarebbe Legion Warboss anche. Credo Legion Warboss. Sì, Legion Warboss. In curva è più forte. Embercleave. Boh, via tutto quello che costa troppo e ci siamo. Lightning Strike. Via Fel. Via Stalker. Stoke the Flames. Sì. O Sol, ma Stoke the Flames è la mia scelta. Dracozaurus, secondo me non ci arriviamo mai. Neanche questo. Però è più che altro doppio nero, no? Secondo me dobbiamo togliere tutto quello che è doppio nero. No, Manigoldox. Magari non la vediamo mai, non è come costruito, eh. Però aspetta, quanta roba tappata entra? Un po' di roba. Allora, so che il pezzo giusto è questo, ma questo qua mi esilia troppa roba dal Grimorio. Però lo prendo lo stesso, perché sta troppo bene. Sta troppo bene col mazzo. Beh, è veramente strano che nessuno abbia fatto Boros. Sì, sono d'accordo. È stranissimo. È tanto strano. È tanto strano. Che poi forse non ci serve giocare splashato. Aspetta. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Sette? No, mi sa che dobbiamo. Beh, Teferi sta qua con noi, eh. Non lo passo a qualcuno. Grazie, Thomas. Anche a te, caro. Boh, la gente veramente sta passando delle bombe terra-aria incredibili per Boros. Non lo so se la tengo la lucertola, sono danni gratis. Davvero, Cerro, davvero. Davvero. Ah, sicuramente qui abbassiamo il nero, perché tipo Pylon secondo me non la giochiamo mai. E poi devo togliere qualcosa qua. O lui, forse lui. A bot. Ottimo, drop a 2. Prowess. Non so se voglio entrambi questi cosi. Fanno un art. Decisamente no. Vieni. Sei il benvenuto. Ma non riesco a toglierlo tutto il nero. Ma secondo me, forse per una carta. E allora metto dentro Magma Opus quasi quasi.
Andiamo di mono red. Scusa, ma se io faccio così. Due carte. No, tre. Tre carte. Bombarda. Boros era fortissimo, io non so chi l'ha passato. Non ce la fa a farlo mono red. Kaito, ma sì, robe a caso stanno arrivando adesso. No, ma infatti teniamo dentro quelle, Twitchelo. Quelle teniamo dentro perché intanto non ce la fa. Mamma mia. Allora, quattro carte. Lei. Sì, lei. Lei. Stalker? No, è rapida. Ma non è un brutto mazzo, eh? Quante non creature abbiamo? Sette. Sette un po' poche. Ma no, Bombardament non ci serve in questo mazzo, mi sa. Togliamo Bombardament e mettiamo dentro Fel, credo. O Virtù o Fel. Fel. 16 creature, perfetto. Proviamo. Doppio nero è rischioso, ma è Liliana del velo. Tu dici che non ce l'avremo mai? Sai che può darsi. Allora. O Virtù o Iridescent. Virtù. Boros non ce la facciamo. Sono 4, 1, 2, 3. No, non ce la faccio fare Boros. Proviamo così. Forse addirittura 11 e 4. Vai. Proviamo. Magari non va, eh. Magari non va. Abbiamo il tesoro di questo per fare la terra nera. Non ci serve. Dai, l'unica removal che c'ho. Che palle. Alterior. Chissà cosa toglierai, eh. Me lo sto proprio chiedendo cosa toglierai. Fastidio. Figa. Jix. Perché posso farlo in curva più che altro. Fai removal. Minchia! Ho poco costruito, sta giocando.
Cazzo, adesso siamo nei guai. Dei guai molto grossi come il Team Rocket. Porca trottola. Che mazzone c'hai? Fermati. Stai buono. Buono. Stai buono. Amatto. Amatto de Roma. Fermate. No push, eh. Avermate. Adesso fa Shioldred. Fa in Invoke the Spare, tipo. Amatto! Stai buono! Che mi devo riprendere quella virtù. Stai buono con sti tesori! Cazzo, questo devo ucciderlo, eh. Ma buono! Buono! Nessuno ti ha detto che devi vincere subito! Stai buono! Questa cosa. Ah, peccato, ci ha ripensato. Buono, oppo, buono. Stai buono. Tappami bene, bravo. Oppo. Ti dai una calmata? Se no mi fa il drago, sì. No, no, mi ha tappato giusto. Ah, mi ha fatto usare il tesoro, c'hai ragione. Non togliertelo, eh. Ma che minchia sta a fa? Perché non si è autosparato lui? Così non mi toglieva il target. Vai. Adesso solo che lui rampa come un demonio. Ah, è un 2-2. Quindi adesso Overlord. Crucias muore, soprattutto. Crucias muore. Importantissimo che Crucias muoia qui. Bono. Oppo, bono. Sono io aggro, non tu. Stai bono. Clock. Ciao. Bono. Vai. Dai che sei al top deck. Ma non top deckare bene però, che è tutto sinergico nel tuo mazzo, bravo. Bravo. Stoke the Flames qua, forse. Vai. Possiamo fare anche doppio pezzo. Ok, si è fermato almeno, minchia. Solo che lui qui c'ha due danni gratis, eh. Dai, buono, 8. Andiamo a 9. Andiamo a 7 coi tesori. 6. Sì, è cubo, Tony. Ok, flashbackiamo Lightning Strike e togliamo subito Apprentice. Dai, buono, Oppo. Sei partito fortissimo, cazzo. Vai. Non attacco. Impendi, mi devi salvare tu, eh. Ma porca miseria, che mazzo iper sinergico aveva? Va bene. È il momento di sciamare. E io sciamalo. Sciamo. So fa Ajani. Figa, se fa Ajani impazzisco. Se fa Ajani impazzisco. Se faccio terra, faccio virtù, ma deve essere terra nera però. Nove a nove, boni. Non fare vratta.
Buoni, buoni quando giocate cubo, buoni, ste sinergie infinite fortissime. L'ho fatta anche nella schermata sbagliata questa partita. Buoni. Vai. Fischio si è spinto. Keep. Speriamo nelle lande. Trioma, landina subito. A botto! Non c'è remove alla 2? No, lince! Fai fare la Elia? No, mi fai fare Fel, decisamente. A botto 3 danni. Una botta al 3, vai. Minchia, meno male che abbiamo il removal. No, no, terra. Ah, porca miseria. Combat. E allora. Lui. Lei. Vai. No, Tony, non ce le ho le parrucche, devo risarcirti. Risarcito. Ah, hai detto niente, però questa ci muore dal 4-4, eh. Che poi se pesco terra lo faccio direttamente. Cos'è quello? Vabbè, ci prenderà lui. Ah no, non c'è terra comunque, quindi facciamo così. Questa in bestia deve morire, dai. Non uso tesoro per far questa, eh. Questa in bestia deve morire. Mi spiace, Tony, sono tutti al lavoro. Ti sono tornati i punti, comunque, eh. Accipigna, titano! Va a prendere Field of the Dead? No, per fortuna non ce l'ha. Però ha 100 milioni di lande. Adversary che flashbacca Fel. Direi di sì. Direi proprio di sì. Comunque per me Fel è una carta iper sottovalutata dalla gente. Per me poteva essere giocata in costruito benissimo. Non so perché, ma a me sembra forte anche se a tempo strega. Cioè, due mana distruggi tutto. Vai. Se non guadagna vite basta una botta di 5-5. Sì, ma chi se ne frega che non è East? Abbiamo vinto? Sì. GG. Vai. Si drifta tra le vittorie. Keep. Non c'è un drop a uno, peccato. Però possiamo fare due cose buone in curva, eh. Vai. Sciocchete? No. Mirrors? Che deck proverai martedì? Non ne ho idea. Copter. Copter ci piace tantissimo in questo momento qui. Che lui ci faccia fare cose. Pam pam. Costruito, stiamo giocando costruito anche noi. Turno dopo, se lui non fa pezzo da rimuovere, che comunque non lo rimuoviamo perché c'ha questo.
Ah, i sette nani, sì. Miagri? Ah, questa cosa è ottima per noi. Non avrei mai fatto attaccare, ma proprio mai. Cioè, io capisco che tu sia anche tu aggro, ma non ha senso. Non c'ha il minimo senso logico. Pam. Quante botte. Avevamo addirittura fatto terra rossa per fare un danno in più. No, martedì no, 7-1, decisamente no, c'è. Avrei il fatto bisogna vedere quando sarà operativo Foundation. Perché sai che ci sono tutti i problemi di quando lo rilasciano e non va niente. Se riusciamo a entrare, se, non, se vanno i matchmaking, tutte quelle cose lì. Boh, poi vince se fa Vratta qui, non capisco come possa farla. GG. Beh, noi alle 6 in teoria. Se riusciamo prima meglio, ma in teoria alle 6. Vai. No, in teoria esce sempre alle 5 del pomeriggio. Se non hanno cambiato questa cosa. Keep. Bella questa mano, tra l'altro. Peccato non averla l'anda nera, ma ok. Capisci perché dicevo che è stranissimo che non l'hanno messo, non l'hanno preso prima? Abbiamo perso da sto cosino adesso. Cioè, turno 1 persa per Ocelot. È pazzesco Ocelot, ragazzi. Boh. Turno 1 Ocelot. No, l'early access non l'hanno fatto perché hanno cambiato chi gestiva questa cosa. Turno 1 Ocelot, boh. Oh, è vero che adesso se non ha rimozione non fa niente, ma io devo attaccare con tutto lo stesso, mi sa. Forse no. Però se ha Helic, boh. Proviamo così. Come la removal. E la fa sul 3-3. Ah, mi esilia questo e passa quello. Cioè, ragazzi! Boros è fortissimo! E nessuno l'ha fatto nel mio draft. Questo è persissimo. Dio mio, ci ha devastato. Ci ha devastato. Va bene. Cosa ti devo dire? Adesso spawni i gatti all'infinito e... E perché nessuno l'ha fatto nel nostro tavolo? Che cazzo gli è saltato in mente? Boh. Blocca. Bloccherà malissimo. Bloccherà malissimo. Blocca, amico mio. Stai lì e blocca. Ma sì, ma perché questo è mono white in realtà. Beh, è mono red, questo coso. Rakdos non c'è niente. Vabbè, abbiamo perso, dai. Non la recuperiamo più. Cioè, tu questo ha fatto. Ha giocato proprio il costruito da Historic, porca miseria. E ricordiamo che da noi Ocelot è passato. Boh, va bene. Vabbè, sorridiamo. Vai. Sorridiamo. Keep. No. Provo, non lo so se è bella questa mano, sinceramente. Forse no. Toxize. Oh la Madonna, beh, togli gli avversari. Sono passati anche Flagge e Bombarda, sì. È stranissimo. Vabbè, c'è tolto droppa 1. C'hai push? No.
Le terre, per favore. Enduring, fastidiosa. Terra arrivata. Vai, cosa ti devo dire? Io restituisco due vite? Aspetto tu. Aspetto terra, mi sa. Ostris. Caduto tutto. Aia. Questi si sinergizzano a vicenda, tra l'altro. Terra non c'è. Speriamo di trovarla con l'abate. Ma quando mai? Ah, però! Ah, però! Rosso. Ah, ma tutti devo. No, non tutti. Vai. Stiamo buoni che se pesco terra riusciamo a far fuori anche questo e poi entra da Dracosauro è fastidioso, eh? Molto fastidioso. E che cazzo, tutti i lifelinker. Servi tu. Mi servi tu. Queste due vanno in sinergia con Bitter Blossom. Dai, terra, cazzarola. Senza le lande si muore, sì. Sto pesca hill. Che bello anche questo mazzo. Però non so se ce la fa ad ucciderci, eh. Perché lui non è che si può permettere troppo di fare il figo, eh? Intanto tu non guadagni vite. Vai, pesca, pesca. Ma appunto, è il limite, ragazzi. Niente, guadagna vite anche. Ma questo non fa danni, eh? Quando entra, che c'è quella. Toglie la Elia. E adesso inizia ad attaccare, sicuro. Con i volanti. Toglie due. No, ne pesca tre a turno, non cinque. Quattro con quella di turno. Minchia. Ah, ostis forte quella cosa lì. Solo lui? Ah, e beh. Mi sa che mi serviva il draghetto. Incrociamo le dita che non abbia più rimozioni impossibile. That's impossible. Tre a turno. No, non ce la facciamo. Ciao. Ci ha devastato. Vabbè, facciamo l'ultima se non vinciamo. Ci sto, bello, bello sto cubo, bello. Peccato che non l'abbia giocato a sto giro, farmato come un drago in standard, mannaggia. Vabbè, vai. Vai, vai, vai. Bello sto cubo, molto. Ma ciao con un sacco di mazzi che ecco sto giro. Veramente tanti. Che partenza da costruito che abbiamo in mano. Comunque, ad esempio, quello con cui ho farmato di più è stato Rakdos 16 terre. Quello è un mono red splash nero, in realtà. Rakdos Fling. Con quello lì ho farmato veramente come un dragone. Clo. Sfeccia, non sfeccia. Loopmonger. Doppione non ci serve.
Melchizedek. C'è un removal in mano, tu dai. Sfeccerai per qualcosa. No? I cubi devono piacerti. Ma è bello perché vedi tante carte che non vedi più giocate. O vedi sinergie un po' vecchiotte, un po' nuove. Sono belli per quello. Il problema è che sono Phantom. Terra tappata ci piace qui. Avrà Path to Exile, avrà Espel's Conqueror's Death, avrà qualcosa? Sì. Hai voglia se avrà qualcosa. No. Mi sa di no. Mi sa di no. Vai. Vai. Partenza forte per lui. Ciao Peinone, grazie. Facciamo uno shoutout al Pain se qualcuno può farlo, per favore. Bam! Pazzesco, faccio io. Pazzesco quello che ha fatto Oppo qui, eh. Ci mancherebbe Peinò. 4 danni, vai. Avrà Brotherhood Ender, Removal. Cosa avrà? Stoke the Flame in the Face è la giocata a cui sto puntando, ovviamente. Perché abbiamo rimozione perfetta per lui. E direi che farla dopo un lootmonger. No, non è vero, dopo questo. Opla. Vai. Babbabia, premio. Robertino dei ricchi lo chiamavano. Robertino l'arrotino dei ricchi. Vai. Robertino l'arrotino dei ricchi. Silent Sage. Keep. Rischiosissima perché abbiamo doppio nero. Però se giochiamo in curva... che siamo on the draw, porca miseria. Fossimo on the play sarebbe me molto meglio. Ok, la triplo nero, cazzarola. Vabbè, speriamo che lui riesca a scartarci la mano a un certo punto. Che fai? No! Non dovevi farlo, poi mi hai fatto malissimo. Hai fatto soffrire. Aia, lei è fastidiosa. Devo Stoke the Flame-marla, mi sa. È una merda fare sta giocata, però. Vabbè. Perza. Sì, è una merda fare sta giocata, ragazzi. Vabbè. Quindi Legion Warboss potrebbe avere senso di essere vivo un turno? Lui è forte. Vai, Oppo, 6 a 16. Cultivate. Removal. Oh,
peschi. Peschi e perdi vita. Ci piace che tu peschi e perdi vita, amico mio. Boni. Boni tutti. Lui entra. Combat. Che se il nostro amico non guadagna vita, gli abbiamo fatto malissimo questo turno avendo terra animabile. Vai, vai! E poi hai un clock di 3 turni, amico mio. Non credo ci interesserà. Penso che abbiamo vinto. Decisamente. Peraltro, anche senza fare editto avremmo vinto. Pazzesco che abbiamo vinto questa. Potrebbe avere push, ma noi ce ne freghiamo. Opla. Non è muta volta anche Goblin? Ah, non, è il mentore che non può triggerare su di lei. Bam, bam, bim, bim, bam. Sei. Ultima. Vai. Una domanda, ma le energie non possono essere proliferanti? No. No. Oh sì, no, in teoria no. Sì, Neutoni? Ah, possono? Perché sono comunque segnalini? Ok, mi sfuggiva questa cosa. È strana però come cosa. Perché non sono segnalini su un permanente. Sono segnalini su di te. Ah beh, come i poison però. Quindi sì, per forza. Certo, come i poison, come i poison. Beh, sì, per forza. Non ci ho pensato, scusate. Scusasse, scusasse, non ci ho pensate. Qui mi scambia Bomato Roberto. Non mi scambia, però ha bisogno di fare un droppone allora. Sì, i poison proliferano, certo. Certo. Infatti ho realizzato dicendo sì, anche i poison lo fanno, quindi anche quello lo fanno. Sì, sono i counter sul giocatore, certo. Beh, perché in cartaceo ce li hai a parte. Mi confondo con la schedina, avete ragione. Che giocate l'oppo, eh. È solo tradi, però. No? Mi fai fare Embercleave il turno dopo? Vai, non è forte Embercleave qua, ma va bene. Porca troiaccia, tra l'altro non triggera, quindi devo romperla adesso con Fel. E faccio Fel e... Oh, Fel e attacco. Fel e attacco bella, solo che tu adesso hai 1000 food, mannaggia te. Mi servirebbe Lince. Caro Fel, ti scrivo perché devi ucciderla un po'. E siccome sei molto fellone, sempre ti fellerò. Il problema è che lui ha un botto di mana. Chissà quante cose fa. Quanti cose fa. La mia Embercleave non basterà, però forse Stoke dei Flame. Sì, devo pescare Lince. Lince combina, porca miseria. Lince. Lince combina guai. Avrei bisogno di tu adesso, sai. Lui può guadagnare 3 vite, ma tu poi li resti, dai, Lince. Lince top deck adesso. Non sei Lince, ma sei Fel. Ma sei Fel? Ma non è che mi interessi che lui mi faccia 6 danni, però, ragazzi, eh. Cioè, potrei fare questo.
È tipo Stoke the Flame in faccia. Vai. Passo. Porca troia, mi toglie Falkenrath. Aia, siamo morti. Aia, siamo proprio morti. Ma morti, 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 sì. Non basterà mai Blood Tithar Vest. Mi prende. Indistruttibile. Vabbè, abbiamo fatto 6. Questi sono danni, attacca con tutto, amico mio. Con tutto? Anche 2-1? Bravo, tanto che c'hai 6-5 che ti blocca. E c'hai 6 vite di là, più 2-2. Siamo morti. Siamo proprio morti. Siamo proprio morti, mi sa. Fate il qui non basterà. Però un blocco ce l'ho. Aspetta. Non so se è GG. Bisogna vedere se usa adesso i food. Mi sa di sì. Vai. Sì, è GG, è GG. Sì. Li crea. No, ho perso. Va bene. Bellissimo cubo anche questo. Un altro ottimo 6. Peccato aver sfiorato 2 volte 7. Peccato averli iniziati tardi. Ciao, uomo focaccina. Grazie per il follow. E niente. Bello, 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 bello. Bello. Mi sono divertito tanto. Bello. Cosa mi dai? Le ho viste, Davidone. 2, 40 gemmine. Grazie. E 1000 gold. Va bene, ragazzuoli.